presentarvi una candidatura di punta, insomma, Ilaria Salis, che è sostenuta senza se senza ma per i motivi che Celeste ha ben rappresentato, di citare un paio di altre candidature, anche altresì emblematiche anche di Tegno, quindi non solo per il valore personale che hanno. Ricordiamo intanto che si può votare, si può, non si deve, fino a 3 preferenze e purché di diverso genere, quindi 2 almeno di un sesso diverso dall'altro. Non è necessario 3, però si può arrivare fino a 3, cosa che non tutti sanno. Io cito Marino, Ignazio Marino, che è un'altra candidatura molto significativa, soprattutto di questi tempi, non solo perché è un uomo di grandissimo spessore, insomma è un professore emerito, chirurgo di trapianti, ce lo contendono le grandi università americane, lui peraltro è in America a professare il suo lavoro, ma è un uomo intanto che dal punto di vista anche proprio professionale rappresenta dei criteri molto importanti, dei principi importanti, lui è per l'accesso universale ai servizi sanitari nel mondo, pensiamo oggi con la questione sanità com'è messa, cosa vuol dire candidare una persona che proclama l'accesso universale ai servizi sanitari nel mondo, vuol dire che è un diritto quello della salute inalienabile universale che va ribadito. È uno che negli ospedali ha sempre combattuto per delle regole di selezioni trasparenti e non aggirabili, quindi il merito e non naturalmente il nepotismo, le baronie, tutte queste cose. È anche uno che ha scritto e si è battuto per il rapporto umano tra il medico e il paziente, che deve essere prevalente, ma anche sulla valutazione degli ospedali, non in base alla produttività. Noi sappiamo adesso che questa cosa della produttività, un top di prestazioni a raffica, no? Creano a volte dei centri di eccellenza, ma piuttosto sulla qualità delle cure. Quindi guardate, in un tempo in cui la sanità è a scatafascio, soprattutto è sempre più privatizzata, sempre più esclusiva al nostro paese, ribadire questi concetti, una figura di questo genere, credo sia importante. È un uomo di grandissima fede, ma anche un uomo che si è battuto molto per i diritti, quindi in modo anche molto laico. Ricordiamo la questione del testamento biologico, ad esempio lui ha presentato delle leggi, ha fatto una grande battaglia in materia di testamento biologico contro l'accanimento sanitario, più che altro per la scelta, no? Libera scelta del fine vita. E poi sull'utilizzo anche delle cellule staminali e embrionali per la ricerca e per dare la possibilità di trovare nuove cure per i malati. Quindi una serie di cose, a parte tutto il fatto di aver marciato, vi ricordate nel 2014 al Gay Pride, unico cittadino, primo cittadino dopo che Rutelli lo fece precedentemente. Non c'è mai più stato un sindaco che ha marciato per i diritti, diciamo, della libertà di orientamento sessuale al Gay Pride nel 2014, nonostante, ripeto, una fede profonda professata e praticata in tutti i suoi scritti e in tutte le sue aspetti della sua vita. È anche un uomo che ha avuto molta attenzione per l'ambiente e per la legalità, quindi giustizia anche qui sociale e ambientale. Vi ricordo solo due cose: lui naturalmente ha avuto una vita difficilissima nel suo ruolo di sindaco, con tutto quello che conoscete, tutto quello che è stato fatto per toglierlo, ma lo dicevo prima, ha chiuso la mega discarica di Malagrotta per salvare la salute degli abitanti, ha lottato contro interessi potentissimi nel settore dei rifiuti, praticamente ha mandato all'aria l'impero dei rifiuti di Cerroni, il detto Ermonnezza, no? Il barone della Monnezza, ha cercato di arginare lo strapotere dei grandi costruttori, se ricordate, ha cercato di mettere le mani in quelle che erano grandi sacche clientelari come l'azienda di servizi, no? Dall'altra a Callama, ha annullato le delibere di Alemanno che rischiavano di cancellare un bel pezzo dell'agro romano, insomma ha colpito un po' l'oligopolio di quel pugno di grandi costruttori abituati a controllare l'urbanistica romana. Ha posto fine alle vergogne dei camion bar, no? Quelli che assediavano i fori imperiali Colosseo, anche lì guidati da una mafia, da una lobby, ha avviato insomma anche la pedonalizzazione del cuore archeologico della città di Roma, insomma seguendo quello che era il sogno di grandi pensatori, da Cederna, Petroselli, Argan. Quindi è un uomo che rappresenta in pieno, diciamo, i nostri. Personalmente è una persona che io stimo molto e che sosterrò come sosterrò Ilaria Salis e qualcun altro che magari mi serve di non dire.
Bene.